Bene, amici telefono.net, ben trovati. Proviamo oggi questo nuovissimo BlackBerry Curve, l'8520. Ci viene dato direttamente da RIM, che non ci ha fornito della scatola definitiva perché ci ha dato una delle primissime unità. Quindi la dotazione non è quella di serie. Abbiamo la card micro SD da 128 MB con lo slot per l'alloggiamento. La batteria, che dobbiamo dire, ha un'autonomia piuttosto buona, circa 2 giorni e mezzo di uso intenso, ma ricordiamo che il telefono è solamente Wi-Fi, Bluetooth e Edge Quad Band, quindi non è UMTS. Posteriormente c'è la cam, eccola qui. Anteriormente e superiormente le due grosse novità, intanto lo accendiamo. Anteriormente abbiamo il pad, che non è più il pad con la rotellina, ma bensì un pad ottico, quindi sensibile al movimento, ma senza parti meccaniche in movimento, quindi meno soggetto a usura e rotture. Poi vi dirò cosa ne penso. Superiormente l'altra novità è data dai 3 tasti multimediali, il primo centrale per il play e la pausa, poi l'avanzamento veloce e l'indietro veloce. Questi 3 pulsanti sono molto comodi perché ci consentono, una volta premuti, di andare direttamente alla sezione multimediale e quando siamo in riproduzione musicale ci consentono di mandare in play o in stop una canzone. Ve lo faccio vedere subito, ecco qua, vedete, stiamo mandando in playback una canzone, col tasto di destra andiamo alla canzone successiva. Qualità audio molto valida. Adesso ho alzato tutto il volume, ovviamente l'altoparlante è mono, ma riesce a dare una buona pressione sonora. Ovviamente con le cuffie la qualità diventa ottima. Un telefono pensato per i giovani, soprattutto per quanto riguarda il posizionamento del prezzo, 249 euro al pubblico, e ormai tutti e 3 i gestori che hanno l'Edge usciranno con questo telefono. Parte multimediale un po' sottotono per quanto riguarda invece la fotocamera, che è una fotocamera solamente 2 megapixel. Noi mettiamo il nostro Fido Bold sullo sfondo, proviamo a fare una foto, non abbiamo né l'autofocus né il flash LED, quindi le foto saranno sufficienti solamente se avremo tanta luce. Per un utilizzo multimediale andranno bene per quanto riguarda social network, se vogliamo caricarla su Facebook o su Flickr per esempio. Infatti per BlackBerry ricordiamo che ci sono i client sia Facebook sia Flickr che funzionano molto molto bene. Ma vi parlerò un pochino di questa nuova soluzione per spostarsi nel menu, quindi il trackpad ottico. Rispetto alla rotellina a cui eravamo abituati su Bold o comunque sugli altri BlackBerry, la troviamo un po' meno precisa e un pochino più problematica da utilizzare quando abbiamo le mani per esempio sudate. Facciamo più fatica perché tende a impastarsi con il trackpad. Comunque rispetto ad altre soluzioni di altre case, questo trackpad ottico è molto più sensibile e ci consente di muoverci abbastanza bene. Diciamo che forse è questione di abitudine, noi continuiamo a preferire la trackball, ma anche il trackpad è una buona soluzione per navigare nel menu. Diciamo che se davamo 9,5-10 a trackball, diamo un 8 a questo trackpad ottico. Per quanto riguarda le funzioni, ci sono tutte, classiche funzioni BlackBerry, ripetiamo, Wi-Fi, Edge, Bluetooth. Proviamo a entrare nella messaggistica, scriviamo un nuovo SMS per testare la tastiera, che è una full QWERTY, come potete vedere. I tasti sono piuttosto piccoli perché le dimensioni di questo Curve sono contenute, vi faccio l'esempio col Bold, come vedete è decisamente più piccolo. Tasti che sono un pochino più ravvicinati, ma essendo più a isola, quindi più spaziati tra di loro, si riescono a premere abbastanza bene. L'unico difetto che posso sollevare a questa tastiera è la retroilluminazione, che è molto fioca, e quando ci sono le mezze luci è difficile cogliere le lettere sulla tastiera. Nessun problema in questo caso, tanta luce, nessun problema al buio, ma
con le mezze luci qualche difficoltà di lettura della tastiera. La nostra versione, la versione grigia, c'è anche in versione nera, forse la versione nera che abbiamo provato alla presentazione ufficiale era un pochino finita meglio per quanto riguarda le scocche, questa versione grigia ha qualche scricchiolio se sottoponiamo la scocca a una pressione elevata, ma ricordiamo che questa è anche una pre-unità, quindi una delle prime che sono arrivate in Italia. Mail ovviamente HTML, mail push, nessun tipo di problema. Proviamo ad andare nel browser. In questo caso noi siamo collegati in wifi, quindi quello che vi faccio vedere è proprio solamente la visualizzazione. Infatti questo BlackBerry ha una risoluzione di display leggermente inferiore rispetto a chi è abituato sia a Bold sia a 8009, è un 320x240 pixel a 65.000 colori, ma il browser di BlackBerry funziona molto bene, anche la fluidità è buona, come vedete lo zoom e il pan nella pagina avvengono senza particolari problemi. Ovviamente non supporta flash, ma gira tranquillamente Opera Mini su questo BlackBerry. Anche l'ultimo Opera Mini 5 in beta è stato installato su questo 8520 e funziona alla perfezione, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Anche l'app Word funziona molto bene, abbiamo scaricato parecchi programmi e il telefono non si è mai rallentato, anzi ha sempre dimostrato una gran reattività al software 4.6 e ora proviamo a fare una chiamata. Proviamo a chiamare il servizio clienti. Mi sposto un attimo perché il telefono è un... Come avete sentito, il mio voce è davvero molto molto potente. Riusciamo ad utilizzarlo in macchina tranquillamente senza ulteriori viva voce. È forse uno dei più potenti insieme ai leggendari Nokia Communicator che abbiamo mai provato. Anche l'audio dalla capsula auricolare è direi ottimo, quindi da un punto di vista telefonico questo BlackBerry viene assolutamente promosso. Promossi anche i tasti multimediali comodi, trackball che presumiamo poi verrà introdotta su tutta la gamma, trackpad scusate, abbastanza sensibile, forse da migliorare leggermente per arrivare alle prestazioni della trackball. Un telefono per tutte le tasche, sempre considerato il mondo BlackBerry, che forse poteva essere costruito con plastiche leggermente migliori, che però può essere un'ottima soluzione per conoscere il mondo RIM e per entrare in questo mondo di mail push. Andrea Galeazzi per telefonino.net.